È stato concesso, è vero, l'Inter è una grande squadra, però forse ancora nella fase difensiva, ma più che altro nella gestione dei 90 minuti questa squadra ogni tanto sembra ritirarsi un po' nella tana e non tirare fuori la personalità che invece possiede. Quello che ogni tanto si allude, cioè si vede che ci sono dei momenti dove non siamo quelli che fanno quello che debbono fare i calciatori della Roma, professionisti della Roma, vestendo questa maglia qui, perché bisogna provare a giocare la palla, bisogna provare a dare poi un senso a quello che è il ragionamento di squadra. Invece siamo lì, la giochiamo lunga, poi ci accontentiamo di difendere, gli altri ci fanno correre poi senza palla e ci fanno fare fatica. Intanto, Michela. mentre Spalletti parlava, abbiamo visto quell'abbraccio finale a Manolas, anche un po' liberatorio dopo la fine della partita, lui che ha siglato il gol vittoria. Che gli ha detto? Sì, Forza e abbraccio! perché poi con lui si discute spesso perché ha delle potenzialità incredibili questo ragazzo, ha uno strapotere fisico che è qualcosa di straordinario. Poi, nel primo tempo si vede che ci sono state dell'inizio azioni dove lui non fa come ha fatto invece nel secondo tempo, dove se lo attaccano troppo forte sterza, evita l'avversario e va a creare superiorità numerica nel mezzo al campo. Per cui deve essere bravo a raggiungere poi quel rendimento che gli compete, vista la forza che ha. Luca Toni, una domanda per Luciano Spalletti. Salve, mister, buonasera. Ciao Luca. No, volevo dire, innanzitutto ero molto contento quando ho visto Dzeko titolare, perché sai che io sono un attaccante e mi piace vedere gli attaccanti in campo. E penso anche che col gol di stasera, oltre al gol, ha fatto una grande partita, perché ha difeso anche palla, ha fatto salire la squadra, che non è proprio nelle sue caratteristiche. Ma adesso, con un Dzeko così, che ha bisogno anche di fiducia da parte dell'allenatore, le prossime partite lo rivediamo in campo? Luca, io dall'inizio dell'anno ho puntato su di lui e ho detto che noi abbiamo bisogno di un giocatore così, perché una prima punta con il suo fisico, con il tuo fisico, dà soluzioni diverse poi alla squadra, oltre quella del gioco in terra, anche quello di poter poi trovare la soluzione con una palla buttata là anche dentro l'area di rigore, perché con lui ce l'abbiamo. E lui poi ha anche questa qualità di saper giocare tecnicamente, perché è un giocatore, anche se ha questa statura, è velocissimo e tecnico. A volte non ha il tuo carattere. Ci puoi dare una mano? Però ci ha puntato anche De Rossi su Dzeko, a giudicare dall'esultanza al momento del gol. Possiamo rivedere un attimo l'immagine? Così la commentiamo insieme. Perché a un certo punto arriva il gol di Dzeko e c'è un'esultanza di De Rossi che in qualche modo indica Dzeko e la sua maglia. Eccola qua. Ma sì, è chiaro, perché poi è un ragazzo sensibile che ha bisogno di un po' di sostegno. Uscire dal campo oggi con tutta la curva che lo chiamava, secondo me è la migliore spinta che lui potesse ricevere e sicuramente avrà più forza poi nelle prossime partite. Poi tutti eravamo contenti perché oggi abbiamo vinto una partita contro una grandissima squadra. Ecco, oggi Sarri ha detto che la Juventus fa un campionato a parte e che corre da sola. La Roma fa la corsa sulla Juventus per un sogno chiamato Scudetto, Noi Champions. sarà bene fare la corsa su di noi, lo so che una delle vostre qualità è quella di mettere poi il sale su quello che uno deve fare, lo dite a tutti gli dite, ma la corsa è a vincere il campionato. Sì, noi non vogliamo vincere il campionato, vogliamo vincere tutte le partite che passano, alcune volte ci riusciamo, alcune volte no, ma si vogliono vincere tutte, poi se questo equivale al campionato o no, ditelo voi. Domanda social, Eleonora Boi per Luciano Spalletti. Alex by One le chiede, mister Spalletti, se per regalo al capitano ha dato la macchina del tempo, sarà invece un mirino da cecchino? No, Momo è un grandissimo calciatore, ha questi strappi che si vedono solo, sarebbe da calcio inglese perché ha questi 60 metri che ti fulmina, poi ogni tanto quando arriva lì sbaglia, però
non ha tantissima fase difensiva, per cui poi quando mette su due o tre errori in fase di conclusione diventa poi difficile per la squadra. Perché? Perché poi c'è da sopperire alla mancanza di uno come gioco e come forza fisica, e squadre come l'Inter te la fanno pagare poi. Maurizio Pistocchi? Sì, buonasera Luciano. Ho visto delle cose stasera che non avevo visto in partite precedenti, per esempio Dzeko che veniva molto incontro e Salah che andava ad attaccare alla profondità alle spalle della linea dell'Inter. Avete creato tantissime palle gol nel primo tempo con queste giocate, questa è una cosa molto molto interessante. Ma volevo citare la prestazione di Florenzi è quello che ha fatto più cross, ha fatto 4 tiri in porta, ha mandato 2 volte i compagni al tiro e anche un assist. Mi sembra una prestazione importante. Sì, hai detto delle cose giuste, perché poi queste spizzate di Edin ti permettono di infilare la linea difensiva se un giocatore ci crede poi alla sua qualità di poter dare questo seguito a questi palloni lanciati dalla fase difensiva. E Florenzi poi da lì, Florenzi è uno bravo, dove lo metti riesce sempre a dare poi la sufficienza, è uno bravo sia nella fase offensiva ma allo stesso tempo dal ruolo di terzino ormai ha imparato anche a fare bene la fase difensiva, per cui è un giocatore affidabilissimo. C'è Dzeko che ci ascolta, vuole dirgli qualcosa o vi siete già detti tutto nello spogliatoio? Eccolo qua. No, lo sa come la penso su di lui. Io gli dico sempre allo stesso modo, da lui mi aspetto più ferocia fisica. Se lui va più feroce sulle situazioni poi gli viene tutto da solo, perché è una persona splendida e è un grandissimo calciatore, però ogni tanto ci arriva molle. Ciao.